Buonasera a tutti, l'intervento di Agostino, che ringrazio per avermi voluto in questo ruolo di moderatore, ci testimonia anche che forse poche altre attività hanno l'inclusione nel DNA come lo sport e l'apertura al mondo. Lui con la casacca della nazionale filippina onora il campionato italiano di uno sport peraltro molto suggestivo. Ieri parlando con lui gli ricordavo che avevo seguito in giovanissima carriera l'Amsicora Cagliari, campione d'Italia di hockey su prato, perché facemmo dei parallelismi tra il Cagliari di calcio e quant'altro. Lo sport è politica, inutile dire, ne ha fatto tesoro ed esperienza il ministro Spadafora, che adesso occupa altro ruolo, ma ha sperimentato sì nella fase più difficile, ma anche quante fibrillazioni ci siano nel mondo dello sport. Lo sport è politica perché ricordiamo nel 76 l'Italia partecipò contro tutti alla finale di Coppa Davis in Cile, il Cile sotto dittatura, indossando una maglietta rossa provocatoria, ma partecipò. Le Olimpiadi di Mosca 80 boicottate furono un messaggio per dire che qualcosa non andava. La famosa partita di scacchi ci ha aiutato a capire, come il tennis a tavolo Cina-Stati Uniti, insomma tanti gli esempi non soltanto simbolici della valenza dello sport. Del resto faccio una piccola premessa: quando una volta un allenatore di calcio criticò il suo presidente all'Inter sul Corriere della Sera, apparsero 16.000 commenti. Nello stesso giorno era stato arrestato un grosso dirigente di Finmeccanica, un terzo della finanziaria, e i commenti erano poco più di 15, credo 16, se non ricordo male. Questo è il nostro paese, questa è la valenza dello sport. Allora partiamo dal punto 1. Noi dobbiamo dire che purtroppo in questo anno di pandemia, che ci ha abituati a colloquiare anche in questa maniera, e questo è uno dei pochi aspetti positivi per la rapidità di interventi, c'è una generazione, la 2003-2006, letteralmente spazzata via. Atleti di ogni sport, non soltanto di calcio, ma judo e quant'altri, impossibilitati a fare qualsiasi competizione, a sostenere qualsiasi provino, a partecipare a qualsiasi emozione. Ci sono stati sì i ristori, e lodevole e generoso è stata l'attenzione verso le società dilettantistiche, la ASD, ma sicuramente è lo sport di base che ne ha risentito particolarmente. Allora, nell'anno delle Olimpiadi che ci saranno a Tokyo, in omaggio ovviamente anche al business, perché tale è, pensiamo che stanno per diventare discipline olimpiche i videogiochi, i videogame, insomma lo sport fatto al video, quindi potremmo trovare un atleta ben formato e anche un ragazzo molto corpulento che però vince la stessa medaglia d'oro col pennone tricolore da qui ai prossimi giochi. Abbiamo un europeo di calcio, sappiamo le polemiche di questi giorni, sì o no il pubblico, e che la UEFA, in omaggio agli investimenti di alcuni paesi, 12 sedi su 24 partecipanti, pensa ad uno show itinerante anziché chiudere tutti in una bolla come fu fatto per la Champions League in Portogallo. E allora, mettendo da parte questa pandemia, partendo come se fossimo, speriamo, in ottobre in situazioni migliori, la politica, alla luce delle esperienze fatte dal ministro Spadafora e poi la segretario di Stato della Repubblica di San Marino, che è comunque organica al nostro paese, l'Italia, io sono stato lì per i giochi dei piccoli stati, sono le Olimpiadi dei piccoli stati, molto belli e ben organizzati, investire in una redistribuzione delle risorse per lo sport particolarmente di base, diciamo noi, ecco, dove trovare queste risorse e come andare a convincere che lo sport di base particolarmente è quello che deve ripartire tra impianti da tenere in grande manutenzione e quant'altro. Partirei dall'onorevole Spadafora e poi sentirei Lonfernini, anche perché non so i ritorni audio come sono. Allora, intanto buonasera a tutti e scusatemi se io sono ancora in viaggio per un imprevisto e quindi sto collegando in questo momento dalla macchina, dall'auto. Spero però che l'audio sia buono. E, intanto grazie davvero ad Agostino Alfieri e a Gennaro Salzano che ha fatto da tramite con i giovani popolari per questo invito e chiaramente un caro saluto anche al segretario di Stato della Repubblica di San Marino. Diceva bene Gianfranco Coppola che conosce questa materia certamente non solo più di me, ma di tante altre persone, che ho fatto tesoro in questo anno e mezzo da ministro dello sport di quanto sia sicuramente parte integrante della politica del paese e quanto sia politica.
parlare di sport, perché effettivamente ad ogni livello, dagli esempi che faceva lui, che citava lui, ovviamente di livello mondiale, di quella che viene definita la diplomazia sportiva, ma anche appunto, per rifarmi poi alla domanda invece che mi ha posto, di tutto il lavoro che attraverso lo sport si fa sui territori in termini di coesione sociale, in termini di partecipazione dei ragazzi, in termini di sicurezza dei territori. Io nei primi mesi, i pochi di fatto in cui ho potuto esercitare fino in fondo la mia attività da ministro, perché poi diciamo da febbraio in poi, da quando siamo entrati nel pieno dell'epidemia, ciascuno di noi non ha vissuto una vera e propria esperienza da ministro come avrebbe fatto in tempi normali, ma di fatto ciascuno nel proprio ministero ha più che altro gestito l'emergenza e cercato di fare il meglio. Però nei primi mesi in cui sono stato invece pienamente ministro, diciamo in una situazione normale, io ho girato molto i territori, proprio perché consapevole di quanto lo sport di base soprattutto potesse rappresentasse in tantissimi territori. Non parlo solo della nostra regione, della Campania, ma devo dire, questo l'ho riscontrato invece in tutta Italia, dal nord al sud, un grande strumento di aggregazione, di partecipazione e, come dicevo prima, anche di sicurezza. Mi sono più volte ritrovato a parlare con prefetti, con questori, che mi dicevano: ministro, guardi, in questo territorio se noi riattiviamo un campo di calcio, un campo sportivo, non solo di calcio, giustamente come diceva Gianfranco Coppola, ma di qualunque disciplina sportiva, un centro sportivo, un impianto sportivo, vale molto più che mettere a volte 10 telecamere contro appunto la criminalità, contro diciamo tutto quello che sui territori molto spesso accade in termini di devianza per i ragazzi. E quindi noi ci eravamo molto concentrati su questo aspetto qui, e non a caso proprio in quei primi mesi noi siamo riusciti a far partire una misura, che è quella del bando sport e periferie, che era finalizzata proprio ad avere dei finanziamenti dello Stato per costruire nuove strutture, nuovi impianti sportivi o per ristrutturare gli impianti. E devo dire che è stata una partecipazione straordinaria di migliaia e migliaia di realtà, tra l'altro anche per la prima volta molte realtà legate ad enti ecclesiastici, perché per la prima volta io ho aperto questo bando alle strutture, agli enti ecclesiastici, perché come voi sapete molti di questi enti in giro per l'Italia hanno strutture sportive al loro interno, ma per tutta una serie di motivi queste strutture magari ormai da molti anni sono anche in disuso o comunque non ci sono le risorse per poterle ristrutturare e riattivare nel modo più opportuno. E quindi ormai credo che, anche se non sono più ministro, di poter dire che la commissione che all'epoca avevamo indicato per la valutazione di questi progetti stia terminando il lavoro, e quindi noi avremo, per i soldi che avevamo stanziato, che erano circa 140 milioni di euro, avremo diverse centinaia di impianti in tutta Italia. Facciamo una stima che grosso modo rispetto allo stanziamento massimo previsto avremmo avuto poco più di 500 impianti in tutta Italia, diventeranno 500 luoghi non solo dove si farà sport, ma diventeranno 500 luoghi di socialità, di presidio appunto della legalità, della sicurezza delle famiglie e delle persone. E questo è stato un po', diciamo, il tema che ha ispirato anche il mio contributo di idee alla PNRR, cioè la parte appunto dell'impiantistica sportiva, perché noi come paese abbiamo investito sempre molto poco sull'impiantistica, dai grandi stadi al piccolo centro sportivo. E quindi questa dei fondi, dei 196 miliardi di euro che avremo nei prossimi anni, poteva essere, e mi auguro che lo continui a essere, una occasione proprio per lavorare soprattutto sull'impiantistica. Voi sapete che questi fondi non possono essere utilizzati per la spesa corrente, quindi non sono i fondi con i quali si aiuteranno le ASD e le SSD, devono essere spese di investimento. E quindi quale investimento migliore che provare a lavorare sull'impiantistica sportiva, sia, ripeto, guardando alle grandi strutture, ai grandi stadi, e ripetendo anche modelli vincenti, ma anche i medi e piccoli impianti di tutto il resto d'Italia. Però, come giustamente diceva Gianfranco Coppola, il problema è come arrivare anche a questi nuovi momenti, agli anni futuri in cui avremo anche questi soldi da gestire, perché stiamo uscendo invece da una crisi profonda. E allora lì non c'è altro modo, ahimè, che dare risorse certe e immediate alle strutture. Poi c'è tutto il tema della ripartenza, cioè se noi avremo portato fuori dalla crisi queste strutture garantendo loro i soldi necessari per poter sopravvivere, dobbiamo poi farli vivere in un nuovo momento storico, che è lo post-epidemia, e lì sicuramente il tema soprattutto dei voucher,
alle famiglie, per incentivare le famiglie, ma soprattutto agli più giovani anche, a riprendere a fare attività sportiva, non gravando sulle tasche, nelle casse anche di famiglie che sono sicuramente già molto provate da questa epidemia. Questo è un aiuto che noi diamo sia alle famiglie sia ai ragazzi, ma ovviamente diamo in questo modo anche un aiuto concreto a SD e SSD che già si sono ritrovate a dover sospendere ovviamente gli abbonamenti e molte dei programmi in corso, e che oggi però hanno bisogno di non rinviare più e di poter ricontinuare, riprendere a incassare in qualche modo i fondi necessari per poter sopravvivere. Questo è quello che riguarda il mondo dello sport di base. Poi ovviamente c'è tutto un discorso a parte che voi sicuramente conoscete anche meglio di me, su quello che invece è la parte più dello sport di vertice, delle Olimpiadi, del grande impegno che ci aspetta anche di Milano Cortina 2026, che ci proietterà verso un futuro diverso. Però ecco, in questo momento sembra quasi un po' assurdo parlare anche di questo, perché devo dire che quando continuo a leggere messaggi sia sui social o le mail che mi arrivano dallo sport di base, si sente e si avverte ancora una tale sofferenza, una tale preoccupazione di non farcela, o addirittura appunto i commenti di chi già non ce la fa più e ha dovuto, diciamo, abbandonare la propria attività, che adesso, se non superiamo prima questa fase nel migliore dei modi, sembra anche assurdo prospettare un futuro diverso o parlare dei grandi eventi e dei grandi appuntamenti, che comunque è giusto che ci siano, ed è giusto comunque che qualcuno, come stanno facendo, lavori già da oggi anche a questi appuntamenti straordinariamente importanti. Mi piace sentire invece adesso il segretario di Stato al lavoro, informazione e sport di San Marino, onorevole Teodoro Lonfernini, che sicuramente ci può parlare di un piccolo ma importantissimo Stato e di cosa si pensa di fare per far ripartire lo sport laddove gli impianti sono pochi ma deliziosi. E ricordo anche, giusto en passant, che il 28 maggio il test pre-europeo dell'Italia sarà a Cagliari, Italia contro San Marino. Prego. Ma grazie, la ringrazio della sua domanda e ringrazio anche gli organizzatori di questo evento di avermi dato la possibilità di discutere con voi di un tema in un momento così particolare per il mondo, decisamente importante. Rinnovo i saluti all'onorevole Spadafora, che ahi noi non ci siamo potuti incontrare nel momento in cui anch'esso era in carica come ministro per lo sport, per ovvie ragioni, perché come ha detto lui, dal momento in cui la nostra legislatura a San Marino e la loro era già avviata, il 2020 se l'è portato via purtroppo solo ed esclusivamente le circostanze legate all'emergenza virale, e quindi non c'è stata l'occasione, ma sono sicuro che ce ne saranno tante altre. San Marino è un piccolissimo territorio, come lei diceva prima, che però negli anni, nei decenni, ha saputo costruire una tradizione sportiva estremamente importante. Una tradizione sportiva rappresentata chiaramente da tutti gli organismi che poi sono presenti anche nei grandi paesi, come per esempio il nostro Comitato Olimpico Nazionale, il CONS, che è praticamente l'equivalente del CONI, ha 33 federazioni, ha saputo costruire nel tempo delle infrastrutture dedicate allo sport che tuttora, lo dico senza una particolare presunzione, ma è sicuramente un vanto, sono delle eccellenze all'interno del quale una popolazione pari ad un numero di 10.000 persone iscritte tra federazioni e associazioni sportive connesse svolgono quotidianamente la loro attività sportiva. Ed è fondamentale, è un ruolo fondamentale, lo è da un punto di vista sociale per tutte le fasce di età dei nostri concittadini, lo è per il rapporto chiaramente che c'è tra sport e attività scolastica, e in questo caso le infrastrutture sono comunque fondamentali e a quel concetto connesse. Lo è da un punto di vista prettamente agonistico sportivo, prima Agostino parlava di sport minori e sport di nicchia, San Marino può vantare sicuramente dei piccoli primati. Abbiamo al momento nella pratica sportiva del tiro a volo
la primatista mondiale in questo momento in carica, già pronta e in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo. Sono reduce proprio oggi da una conferenza stampa dove abbiamo introdotto nella Major League statunitense un concittadino sammarinese, un ragazzo di appena 17 anni che da maggio avvierà per i prossimi 6 anni la sua vita personale e professionale sportiva negli Stati Uniti in un'importante squadra professionistica. Siamo piccoli, ma siamo stati negli anni in grado di portare avanti una tradizione sportiva con grandi valori e con grande rispetto di quello che sono i valori fondamentali e fondanti dello sport. Abbiamo poi costruito attorno proprio la logica delle buone pratiche sportive una presenza, una credibilità, una relazione o anzi delle relazioni di carattere internazionale che si vanno ad intersecare in maniera estremamente familiare con gli altri paesi e in particolar modo con la nostra amica e vicina Repubblica Italiana. Abbiamo rapporti ottimi, come dicevo prima, con il CONI. Le federazioni stesse hanno rapporti ottimi tra loro, vi sono degli accordi in vigore su quelle che sono poi obiettivi insieme da perseguire e, tornando se vogliamo alla logica delle infrastrutture in maniera fondamentale, le nostre piccole infrastrutture all'interno del nostro piccolo territorio sono estremamente utili per quella integrazione territoriale che c'è tra il territorio sammarinese e la vicina Romagna e le vicine Marche. Per cui credo veramente che con i grandi e buonissimi principi, valori, lo sport decisamente unisce ed è quell'attività di carattere benefico sulla quale si costruiscono tante circostanze non solo sportive, ma che generano poi un'attività di carattere relazionale che ritengo sia impagabile sotto tutti i punti di vista. L'ultima circostanza, come lei ha ricordato, insomma, fra poco più di un mese a Cagliari ci sarà l'amichevole tra la nostra federazione Gioco Calcio l'Italia. Per noi è logico, è un vanto poterci confrontare con le grandi forze mondiali da un punto di vista sportivo. Poi purtroppo e ahimè prendiamo sempre 10-12 gol, ma d'altronde la nostra funzione non è solo ed esclusivamente di carattere professionale, ma come dicevo prima ha una funzione estremamente importante in termini di espressione di livello sociale, internazionale, relazionale e perché no anche economico, che è il baluardo attorno al quale abbiamo costruito da sempre le politiche sportive. La ringrazio. Intanto, se posso, se Eros Bologna è ancora il segretario del CONI, me lo saluta. Caramente. È ancora il segretario del CONI. Sì. Così come i miei fratellini, perché io sono anche eletto alla stampa sportiva europea, sono l'unico italiano di San Marino, non so, da Elia Gorini a Luca Pelliccioni della Federcalcio di San Marino. Quindi sono, assolutamente. Mi fa la cortesia, davvero sforo questo spazio personale, ma ne approfitto perché ci tengo veramente tanto a questi giovani colleghi di grande qualità. Sono molto bravi, Eros, che è un grande esperto di sport, Eros Bologna. Credo che si è parlato anche nei vostri primi due interventi, lo faccio anche per ottimizzare i tempi e tenerci nei tempi, ma avete fatto un riferimento che possiamo soltanto perfezionare agli sport che io non ho mai chiamato minori nell'ormai, ahimè, lunga carriera, ma sempre olimpici, sport olimpici. Ecco, diceva l'onorevole Spadafora, investire per questi impianti, ci sono delle occasioni come quella dell'Universiade in Campania che ha consentito di mettere a posto 58 impianti in una sola volta con un grosso e generoso sforzo governativo, e questo non va dimenticato. E ci sono degli impianti invece cattedrali nel deserto perché appartengono alla mala politica, ma avete ambedue
centrato, a mio parere, da vecchio cronista, un aspetto fondamentale, cioè senza strutture nulla cresce. Nasce il talento, che può nascere anche come Maradona nel barrio più abbandonato, ma se non ha la caparbietà di Mennea, ma la struttura di Formia e un maestro come Vittori, il talento non diventa campione. Quindi l'investimento per gli sport olimpici, per ripartire ed avere una generazione nuova all'altezza con tante competizioni, credo che debba essere prevalente rispetto alle beghe dei grandi stati fra i gruppi finanziari che hanno la Roma, il Milan, l'Inter, hanno soldi, facessero lo show business, ma le risorse pubbliche, a mio parere, vanno indirizzate verso quegli impianti da dare alla gioventù italiana. Onorevole Spadafora. Io sono perfettamente d'accordo, sapendo che va sempre ricordato un dato, cioè lo Stato, e questo non è certo mio merito, nel senso questo è stato fatto già dai precedenti governi, quindi lo dico solo come atto, non per prendermene, da circa 500 miliardi di euro l'anno minimo, perché è una quota, diciamo, su tutti gli incassi vari, su tutte le movimentazioni che il mondo dello sport produce, che vengono poi distribuiti in quota parte tra federazioni, la nuova società dello Stato che è Sport e Salute, che dovrebbe occuparsi in modo particolare dello sport di base, e il CONI. Dico questo perché in realtà io credo che non sia solo un problema di risorse, che per carità più ce ne sono meglio è, però da quello che ho capito io in questo anno e mezzo, c'è anche un problema culturale molto forte rispetto ai cosiddetti sport minori, che anche io però, come Gianfranco Coppola, non voglio chiamare tali, nel senso che poi alla fine anche nel rapporto con le federazioni, nel rapporto col CONI, visto che noi scegliamo molto spesso, dico noi adesso pensandomi ancora all'interno di questa grande famiglia, di valorizzare alcuni sport piuttosto che altri, perché oggettivamente intorno a alcuni sport c'è molto più business rispetto ad altri. Quindi questo è un fatto culturale, è un fatto, a mio modo di vedere, non sempre corretto, perché comunque, come si diceva prima, effettivamente in tantissime altre discipline che non siano le 4-5 più famose, possono nascere, nascono talenti, ma al di là del fatto che poi ci sia anche chi diventa il grande campione, credo che comunque anche, diciamo, semplicemente farlo, perché anche quelle partecipazione, aggregazione, per dare la possibilità al maggior numero possibile di ragazze e di ragazzi di partecipare all'attività sportiva, sia comunque sacrosanto. Quindi, ripeto, è un problema di investimenti, però secondo me è anche un problema culturale. Lì dove io ho provato, come dire, pagando pegno, a capire come potesse essere possibile una discontinuità, che, ripeto, non è una discontinuità solo delle persone, anche se pure quello, come dire, ci sono presidenti che sono da 30 anni consecutivi presidenti di federazione, hanno, diciamo, anche un po' superato a volte alcuni politici che su questo magari sono da meno anni in Parlamento, ma di sicuro la discontinuità era anche soprattutto appunto del filone culturale, che vuole soltanto alcune discipline sportive essere le vere protagoniste e le altre tenute un po' da parte. Ecco, questo è un tema sul quale mi auguro anche chi dopo di me, adesso la Vezzali, ma poi anche chi negli anni prossimi avrà il compito, l'onore di occuparsi di sport a livello politico istituzionale, possa battersi per questa rivoluzione, che è soprattutto però di tipo culturale. Ecco, da San Marino ci è arrivato subito il messaggio della campionessa di altro sport, non ha ricordato il segretario di Stato né Bonini né Marco Macina, che sono stati i più popolari tra i calciatori, ma ha voluto appunto ricordare questa campionessa. Ecco, ma il posto è piccolo, immagino che anche una pista ciclabile fin su al Titano è problematica, ma voglio dire, per gli sport olimpici voi come avete investito anche recentemente, o cosa avete in programma dopo questa pandemia? Ma allora, è logico che la pandemia ha veramente colpito purtroppo forte tutti i settori, e quindi anche lo sport non è rimasto esente da questo, anche all'interno del mio paese. Abbiamo cercato, come diceva prima l'onorevole Spadafora, tutti quanti veramente di riuscire a contenere l'emergenza anche sul fronte sportivo, però continuando a dare sostegno in ogni caso allo sport, pensando che comunque, voglio dire,
un dopo pandemia deve esserci, ci sarà e da lì bisognerà sicuramente rinascere. Nello stesso tempo abbiamo cercato di dare quindi quel sostegno, continuando a investire in ogni caso sui nostri talenti. Ne abbiamo pochi, ma su quelli chiaramente facciamo tanta leva anche in funzione dei grandi impegni agonistici internazionali. È logico che da noi tutto diventa più facilitato, se vogliamo, perché le realtà piccole possono poi chiaramente dover far fronte magari con piccoli numeri, quindi pochi atleti di valore, pochi sui quali intervenire a sostegno anche a livello di carattere di interesse nazionale. Un grande paese come l'Italia, è normale, o come qualunque altro grande paese, ha più difficoltà nei momenti in cui tutto diventa estremamente straordinario. Dal canto nostro abbiamo continuato veramente ad investire su di loro, sul loro talento, abbiamo dato loro sostegno per poter continuare ad allenarsi anche nel periodo della pandemia e attorno loro... Una curiosità, avete chiuso palestre e piscine o si è fatta regolarmente attività? Sì. No, noi abbiamo avuto la serrata di tutte le strutture pubbliche e private. Abbiamo cercato soltanto di riuscire in alcuni periodi magari più alleggeriti da un punto di vista di attività virale, di cercare di sopravvivere e di far sopravvivere chiaramente le varie attività, tra cui anche chiaramente le attività sportive, sia pubbliche che private, ma troppo a singhiozzo. Adesso per esempio siamo ancora nella fase di chiusura, riapriremo sostanzialmente dopo il 18 in maniera graduale, però anche nel periodo delle chiusure, come dicevo, a quei talenti abbiamo consentito e abbiamo dato la possibilità di continuare a prepararsi in previsione dei grandi impegni sportivi, e attorno a loro abbiamo continuato quella attività di comunicazione, di messaggio sportivo che deve arrivare poi dopo a tutte le generazioni, proprio perché attraverso lo sport poi si possono costruire tante e più dinamiche estremamente interessanti. E in più abbiamo cercato di continuare ad investire comunque sulla programmazione e sulla corretta programmazione della progettualità degli impianti e delle infrastrutture. E come dicevo prima, da noi sono delle piccole eccellenze, ma anche noi come piccolo paese abbiamo da dover fare i conti con i costi di quelle strutture, e non sempre le circostanze di carattere economico del bilancio pubblico consentono di avere quel raggio di azione estremamente efficiente che poi possa chiaramente portarci lontano nel tempo. Noi nel nostro piccolo abbiamo un po' lo stesso problema dell'Italia, cioè una difficoltà a far trasferire in attività esecutiva davvero quegli interventi, quegli investimenti che devono e risultano essere fondamentali. Poi purtroppo va da sé, quest'anno il 2020, il 2021 ha ridotto tutte le possibilità di capacità di investimento. Anche a San Marino. Sì, perché notevole. Ricordo che ai giochi dei piccoli stati, scorrendo l'elenco, parlavo con Eros Bologna e dissi: ma come piccoli stati? Monte Carlo, Città del Vaticano, Liechtenstein, San Marino, delle autentiche corazzate dal punto di vista bancario. Ma mi disse Eros: ma i tempi sono un po' cambiati, Gianfranco. Non ha tutti i torti Eros Bologna, perché da cittadino sammarinese conosce bene il proprio paese. Sono cambiati decisamente i tempi, ed è cambiato anche l'immaginario e lo scenario collettivo che si aveva in termini di immagine della Repubblica. Da un lato ha fatto anche bene, perché ha dato la possibilità veramente di aprire gli occhi su tante cose e di reimpostare l'economia del paese anche in circostanze decisamente più costruttive, più serie e più lungimiranti. Questo lo dico da esponente politico che chiaramente ha insistito molto in questa inversione di tendenza. E comunque negli anni lo sport ha chiaramente portato anche a fare questo tipo di ragionamenti. È logico, come dicevo prima, che purtroppo il Covid ha chiaramente
spezzato le gambe un po' su tutti i punti di vista in termini di capacità di investimento, e dovremo riorganizzarci in maniera equilibrata pensando chiaramente al futuro. Noi in particolar modo, perché come piccolo paese possiamo fare i conti solo ed esclusivamente con le nostre economie di bilancio autonome, non potendo, come è noto, accedere chiaramente a quei percorsi di finanziamenti internazionali, non essendo parte ancora in maniera piena del contesto macro regionale europeo. Col permesso dei padroni di casa, cioè Gennaro e Agostino, io farei la terza domanda, partire proprio da lei, segretario Leonfernini, perché parliamo di scuola e poi lasceremo l'onorevole Spadafore e poi le conclusioni come da scaletta di Matteo Pizzonia. Ecco, vorrei sentire, ma a San Marino lo sport comincia dalle elementari come materia di studio? Anche prima, la didattica abbiamo una differenza. Vedi? La didattica di carattere, diciamo, motoria avviene già negli ordini scolastici di primissimo ordine, anche dall'infanzia, e quindi dal cosiddetto triennio 3-6 anni. È un percorso che parte da lì e poi tutto in abbinamento nel periodo di formazione dei ragazzi fino al termine delle scuole secondarie superiori. È un ottimo abbinamento, devo dire che abbiamo una qualità di insegnamento, in questo caso anche dell'attività fisica motoria, di alto profilo, e si lega benissimo con quello che poi dopo era il concetto di cui parlavamo all'inizio, cioè un abbinamento perfetto tra sport, anche cultura dello sport, anche cultura socio-culturali, benessere, salute, economia, internazionalità, relazioni, eccetera. La ringrazio. Ecco, onorevole Spadafore, ho posto questa domanda perché francamente in Italia, noi che poi non siamo nati proprio in dove c'è il college americano, il campus, e devo dire che proprio in Italia io penso che sia tra le colpe maggiori che si hanno e quelle che lo sport si fa, se no, come un'ora distratta a scuola tra le medie e il liceo a chi scappa via prima, ma secondo me l'inversione di cultura, di approccio culturale, anche a dispetto di spazi inesistenti, si va fuori in un cortile, su una spiaggia, laddove c'è una piazza, bisogna secondo me partire dalle elementari perlomeno per poter infondere un'autentica cultura dello sport. Io non la sento però. Eccoci. Mi ha sentito lei intanto come domanda che le ho fatto? Sì, sì, eravamo in una galleria, abbiamo perso un attimo, però ho sentito sull'importanza, diciamo, di partire in qualunque luogo, purché partire presto. Sì, proprio dall'elementare, come approccio culturale, perché sennò poi sarebbe anche un allora, bello sbocco. Allora, intanto volevo dire che per un attimo ho temuto, certo, per un attimo ho temuto quando ha chiesto al segretario di Stato se le palestre e i centri sportivi fossero aperti, che ho pensato immediatamente a una migrazione, diciamo, difficile da gestire. Sì, dalla Romagna è vicino. Dall'Italia. Ora, sul problema dello sport nelle scuole primarie, quella è la vera sfida. Diciamo adesso è ancora una sfida che noi possiamo portare a casa, esserne un po' tutti contenti in modo trasversale, al di là delle forze politiche di appartenenza, perché al Senato c'è questo DDL 992 che prevede appunto finalmente l'inserimento dell'attività di scienze motorie, con tra l'altro anche una conseguente assunzione di tantissime persone, ragazze, ragazzi, donne e uomini che si sono formati in questi anni appositamente. Quindi lì il problema è uno solo, è inutile girarci attorno, ed è solo un problema di risorse. Io avevo iniziato, con la collega del Ministero dell'Istruzione, a incanalare questo provvedimento cercando appunto le risorse, perché quelle ovviamente non sono neanche risorse straordinarie, ma sono risorse che devono essere trovate e restare tali in via ordinaria, perché ovviamente una volta che si prevede l'assunzione di decine di migliaia di persone nelle scuole primarie, a quel punto, ed erano dei costi effettivamente estremamente alti, però anche qui un discorso culturale, un discorso di priorità. Se noi vogliamo continuare a vantarci, come facciamo, di essere
un grande paese nel mondo dello sport, di avere grandi campioni che ci rendono orgogliosi di essere italiani quando partecipano alle Olimpiadi o alle grandi competizioni internazionali. Se vogliamo in qualche modo onorare questa tradizione bella, storica, di cui siamo veramente tutti felici, lo dobbiamo fare però fino in fondo, e lo dobbiamo fare pensando appunto anche alle nuove generazioni, pensando allo sport di base e pensando appunto a formare i nostri ragazzi al valore dello sport, oltre che fare proprio attività sportiva già da quando sono molto giovani, quando sono ragazzi delle scuole, vanno a scuole primarie. Quindi se in questa legislatura, magari complice anche questo clima in cui appunto praticamente quasi tutte le forze politiche tranne una sono al governo, questo, diciamo, questo pegno generale che è stato pagato nell'interesse del paese, diventa anche il modo, l'occasione per poterci tutti intestare, ripeto, al di là dei colori politici, l'approvazione di questo disegno di legge che è fermo da un po' al Senato, quella sarà la più grande vittoria per tutti quanti. E lo dico a prescindere dal fatto che ovviamente non sarò, suppongo, ministro in quel momento, però tutti noi avremmo potuto contribuire a una grande, grande opportunità per l'Italia. Vi vorrei salutare, però vorrei da ambedue un vostro saluto prima delle conclusioni di Matteo Pizzone, segretario nazionale dei Giovani Popolari, poi ringraziando Agostino. Cominciamo dall'ospite di San Marino. Beh, io vi ringrazio veramente di cuore di questa opportunità per poter parlare del mio paese, ma poter di più scambiare delle opinioni che riguardano i nostri paesi. Come dicevo prima, lo sport unisce sicuramente tante anime, tanti cuori, tanti territori e tanti appassionati, e l'augurio che veramente mi pongo continuamente e che questo possa continuare a essere sempre più forte anche dopo questo infelice periodo straordinario, perché credo che da determinate basi dovremo tutti quanti poi dopo ripartire, rinascere e ritornare ad essere pienamente delle comunità integrate. E per chiudere, ancora vi saluto veramente con insomma, piacere l'onorevole Spadafora, che spero di poter conoscere di persona, non essendoci stata la possibilità prima, magari in una vicina occasione a Roma sarà un mio grande piacere, come incontrare tutti quanti voi in una prossima possibilità ed opportunità. Grazie, io le propongo subito un convegno fra USSI e stampa sportiva europea, così veniamo a San Marino e ne parliamo in libertà. Perfetto, io intanto se mi invitate verrei anch'io, diciamo Lo farò che in questo momento sono un po' più personalmente. libero, quindi potrei raggiungervi anche io. Sì, ringrazio di nuovo nuovamente l'onorevole Spadafora, l'onorevole Lucernini e Gianfranco Coppola per il loro contributo prezioso. Vorrei ringraziare anche Alessandro Camassa, membro proprio dei Giovani Democristiani di San Marino, che ci ha fornito il contatto con l'onorevole Lonfermini, un collegamento molto importante per noi, quello con i democristiani di San Marino, con i quali abbiamo firmato un C'è una memorandum di bella notizia che esistono ancora i democristiani, quindi questo ci fa piacere. 3 anni di lunghissima storia. Oh, perciò, meno male. Sì, e quindi è veramente importante per noi questo collegamento. Vi riporto anche il ringraziamento del segretario nazionale Chiapello, qui in commento, messo in sovrimpressione. Noi ovviamente ci assumiamo il compito, affidatoci dall'onorevole Spadafora, di continuare questo lavoro, continuare da questi spunti che sono usciti questa sera, e continueremo tramite un lavoro interno del nostro gruppo, e ovviamente se i nostri ospiti avranno piacere di riproporre questi temi, noi avremo altrettanto piacere a dare il nostro piccolo contributo e a metterci in cammino, diciamo. Bravo, ti ringrazio e dico di più. Appena sarà possibile fare delle cose in presenza, cementeremo questa conoscenza con un convegno che noi come Stampa Sportiva Italiana andremo a proporre o a patrocinare con voi, perché noi siamo per lo sport per tutti, ma quello sano, al di là delle buone intenzioni,
della politica sana e giusta, quindi sicuramente mi troverete e ci troverete al fianco laddove si parlano di argomenti che riguardano la nostra società. Credo, Agostino, che possiamo chiudere qui.